Allora, prima di iniziare il percorso sull'esistenzialismo, percorso in cui tratteremo tre dei principali filosofi esistenzialisti, Heidegger, Sartre e Camus, che è più uno scrittore, un letterato, di quanto non sia un filosofo, cioè proprio a cavallo tra filosofia e letteratura, prima di fare questi autori dobbiamo recuperare, affrontare un grandissimo filosofo, uno dei grandi maestri di fine Ottocento, Bergson. In modo particolare di Bergson dobbiamo vedere il suo celeberrimo concetto di tempo, di coscienza. Bergson nasce a Parigi e morirà a Parigi, nasce a Parigi nel 1859 e morirà in piena Seconda Guerra Mondiale, nella Parigi con la croce uncinata che sventola, nel 1941, muore un anno dopo che Parigi e la Francia è caduta sotto l'egemonia dei nazisti. Bergson, vi dicevo, è un grandissimo pensatore intellettuale che a fine Ottocento diventa un vero e proprio punto di riferimento per l'intelligenza e l'intellettualità europea. È considerato un vero e proprio, dicevo, maestro di pensiero perché sa cogliere, Bergson, recupera un po' una categoria hegeliana, lo spirito del tempo. Nelle opere di Bergson c'è lo spirito del tempo. Il tempo in questione lo conoscete, è quel difficile passaggio di secolo. Il tempo di Bergson che coglie, di cui coglie l'essenza, è il passaggio da 800 a 900, in quel periodo storico detto Belle Époque, denso, ricco di contraddizioni. E quelle contraddizioni Bergson le sa mettere in luce. Le opere principali di Bergson sono, innanzitutto, l'opera con cui ha successo, Saggio sui dati immediati della coscienza, del 1889. Poi la seconda opera importante è Materia e memoria, del 1896, e poi il suo capolavoro, L'evoluzione, evoluzione creatrice, del 1907. C'è un'altra opera importante che è Le due fonti della morale e della religione, del 1900. 32. Noi oggi ci muoveremo soprattutto sulle prime opere, i saggi, no, sui dati immediati della coscienza e su materia e memoria, perché parleremo di tempo, di coscienza e di memoria. Bergson, vi dicevo, sa cogliere lo spirito del tempo soprattutto in una cosa, nella critica al positivismo. Voi sapete, ragazzi, che criticare un movimento, quando un movimento è egemone, significa essere coraggiosi, magari significa essere brillanti e intelligenti perché ne cogli delle aporie, delle difficoltà, significa dunque essere, se ti va bene, lungimiranti. E Bergson appartiene a quel mondo intellettuale che ha la forza e il coraggio di mettere sotto il riflettore della critica il positivismo. E il positivismo è il movimento filosofico, intellettuale, poi anche appunto scientifico, accademico più forte nella seconda metà dell'Ottocento. Il positivismo domina, è egemone. E la critica di Bergson al positivismo non è una critica a 360 gradi, perché riconosce dei meriti al positivismo. I meriti delle scienze, ragazzi, sono molte volte indiscutibili. In ambito medico, in ambito appunto farmaceutico, in ambito dell'organizzazione sociale, politica. Ma quando la scienza si fa dogma, quando la scienza si fa unica chiave interpretativa della realtà, la scienza probabilmente è andata oltre i limiti, è andata oltre quei limiti che forse deve comunque rispettare. E cosa critica Bergson del positivismo? Critica proprio la pretesa di scientificare tutta la vita, una sorta di scientizzazione della vita e della realtà. Tutto non si può leggere, interpretare, racchiudere in categorie della scienza. In modo particolare non potrà avvenire per quanto riguarda il tempo, e adesso ci arrivo. Io vi avevo già fatto una lezione in storia in cui vi ho detto che nelle trincee è morta l'idea della scienza univocamente positiva, perché
perché nelle trincee voi avete l'organizzazione militare razionale di morte però. Nelle trincee avete avuto per la prima volta i gas paeliprite. La prima guerra mondiale ha mostrato che la scienza, la chimica, può essere utilizzata a fine di male, a fine di morte. Partite dai campi di recintati, dai campi delle trincee, e andate ai lager, e andate a Hiroshima e Nagasaki. Qual è l'evoluzione della scienza? L'evoluzione della scienza è questa, non è neutra. Perché le ditte che producevano, abbiamo visto il video, i gas per i campi di sterminio, hanno detto: ma noi vendevamo prodotti perché ci venivano richiesti, non sapevamo l'uso. La chimica può portare al progresso, può portare allo sterminio, alla carneficina. La chimica, la scienza, possono far progredire l'uomo. Poi la scienza che diventa la scienza, quella della fisica nucleare, ti porta a Hiroshima e Nagasaki, o ti porta oggi alla Corea del Nord o a Trump che parlano di ricorso a armi nucleari, cioè ricorso ad armi che creano il genocidio di persone, cioè la morte di centinaia di migliaia di persone e a danni poi chimici e a danni per milioni di persone negli decenni successivi. Bersome e tanti altri critici del positivismo hanno già messo in luce che la scienza non può dare la pretesa di essere l'unica chiave di traccia della realtà, ma soprattutto che tutto quello che è scientifico non è detto che sia assolutamente positivo per il progresso. Ne dipende l'uso che se ne fa, dipende dall'uso della scienza. Qual è soprattutto, così veniamo a noi, il concetto che analizza e sviscera Bergson? È il concetto di tempo. Qual è il concetto di tempo che ha la scienza? Il concetto di tempo che ha la scienza è un concetto di tempo semplificato. La scienza produce un'idea di tempo sempre identica, identico a se stesso, spazializza il tempo. Un secondo. Bene, un centesimo, un millesimo, un minuto, un'ora. Questo concetto di scienza spazializzato, di tempo della scienza spazializzato, identico, parcellizzato, atomizzato, non tiene conto di due cose fondamentali del tempo: la continuità, il tempo è continuità, e il tempo è movimento. Il tempo della scienza trascura la dimensione della continuità, il flusso, ci arriviamo, e sottovaluta la dimensione della trasformazione, del movimento. La scienza semplifica con il suo concetto di tempo la realtà perché appiattisce il tempo alla durata. Quanto dura? Ma come ci darà poi Einstein la sua celeberrima battuta, provate a passare mezz'ora in compagnia di una bella ragazza o mezz'ora con una mano, un sedere sulla stufa, in due casi il tempo vi sembrerà molto molto più lungo, non è chiaramente il tempo passato con una bella ragazza, perché la durata di per sé è molto limitativa come categoria temporale, perché la durata di per sé spazializzata è molto limitativa perché devi capire la continuità, il movimento e la qualità del tempo e non semplicemente la durata. Invece la scienza trasforma il tempo in durata, in istanti tutti uguali. Quanto è durato quell'esperimento? 3 minuti, 4 minuti, quanto ci è impiegato per correre quella distanza? Un'ora. Il tempo della scienza è simile ad una collana di perle tutte uguali. Ragazzi, vi mettete un girocollo con perline tutte bianche della stessa dimensione, quello è il tempo della scienza. Ogni perlina è identica alla perlina successiva ed è identica alla perlina che la precede. Quello è il tempo della scienza. Un secondo uguale un secondo, un minuto uguale un minuto, un'ora uguale un'ora, un mese uguale un mese, un anno uguale un anno.
Il tempo della scienza è questo, e Bergson dice un tempo utile. Il tempo della scienza è utile perché serve all'organizzazione della vita sociale. I ragazzi del Santoro di Santa Rosa devono essere in classe alle 8:15. Non ci fosse questa temporalizzazione precisa, non riusciremmo né a far partire la lezione. Perché uno arriva come Maurelli sempre 5-6 minuti dopo, l'altro arriva un po' prima, l'altro un'ora dopo, va bene, una lezione. Ma come si fa a prendere un treno se non c'è un orario? Come si fa ad andare al cinema se non c'è un orario dello spettacolo? Come si fa a fare un'operazione medica al cuore, va bene, se non ci sono unità anche temporali? Devi interrompere il flusso del sangue per 10 secondi. Perché, ma boh, fai un po' tu a caso, ma se il sentimento. Il tempo spazializzato, Bergson dice, è utile per l'organizzazione sociale, per i progressi scientifici, ad esempio quelli medici, dunque un tempo utile. E qui torniamo al problema, ragazzi. Ma l'utilità risolve il senso delle cose in quello del tempo? L'essere utile del tempo è l'unica prospettiva possibile. Il tempo utile è l'unico scenario plausibile per il tempo? No, perché c'è un altro tempo, quello che lui chiamerà poi il tempo interiore, il tempo della vita. E l'altra dimensione del tempo è il tempo come flusso continuo. Il tempo è un flusso. Noi spesso ragioniamo nella nostra vita spazializzandola, prima, dopo. È il tempo della scienza, cerchiamo di applicare il tempo della scienza alla nostra vita, ok? Facevo prima, facevo seconda, uscivo con Luigi, va bene, frequentavo Marianna, pesavo 80 kg, ok? Tutta una serie di spazializzazioni, categorizzazioni della nostra vita. La nostra vita non è quella roba lì. La nostra vita è un flusso in cui tu frequentavi Marianna, ma poi Luigina, poi però ti sei innamorato di Federica, e poi avrai litigato con tuo papà, e poi magari è mancato tuo padre, tua mamma. È un flusso. La vita è un flusso continuo in cui tutte le cose cambiano, ma permangono. Permangono e cambiano. La vita è un flusso incessante, questo è il tempo, ovviamente. La vostra mente spero stia andando verso alcuni autori, su tutti, ovviamente Proust, La ricerca del tempo perduto, la famosa scena anche della Madeleine, quando lui, assaporando quel cibo, ok, quel biscotto, cosa fa? Che voi avete anche nel film Ratatouille, no? La trasposizione della scena di Proust, della ricerca del tempo perduto. Lui ricorda il suo rapporto con la mamma, ricorda la sua infanzia. Quel biscotto ha innescato, va bene? Quel cibo ha innescato completamente un flusso di vita che ti ha riportato ad avere l'emozione della tua infanzia e dei tuoi genitori. Se noi fossimo a compartimenti stagni, noi non proveremmo queste emozioni. È chiaro, loro una fotografia, un luogo in cui andiamo e ricordiamo il tempo passato con quel ragazzo, con quella ragazza o con quel gruppo di amici. Noi non siamo tempo spazializzato, noi siamo flusso incessante. L'altro autore che deve essere tutto in mente, un autore chiaramente anglosassone, che è ovviamente James Joyce, che lui addirittura con la sua scrittura sperimentale produce un flusso di coscienza. Perché la coscienza è fluida, è costante e continua. Chiaro, non è spazializzata, anche poi tentativi altri letteratura, cinematografici, di dare una continuità, non so, l'immagine, le riprese, hanno l'idea del tempo, della vita, che è il tempo flusso, cessante, costante. Ripeto, la memoria testimonia questo tempo. Ovviamente incessante questo tempo come flusso, e qua c'è anche una influenza ovviamente di Freud in tutto questo discorso, dunque il recupero, no, del preconscio e invece la, poi l'inaccessibilità dell'inconscio.
Passato, presente e futuro si intersecano nella nostra vita. E cos'è dunque il tempo della vita, il tempo interiore? Non è una collana di perle, ma è un gomitolo di lana. Un gomitolo di lana che comincio io ad arrotolare intorno a un pezzettino, non so, di carta, filo su filo su filo su filo, ecco il tempo della vita. Quel filo a volte lo possiamo srotolare attraverso i ricordi, perché non si torna chiaramente nel tempo indietro, ovviamente, ma attraverso i ricordi io lo srotolo, ma in realtà è un gomitolo che non può far altro che ingrandirsi, ingrandirsi, ingrandirsi. L'altra metafora che usa Bergson è la valanga. Allora, parte di neve che si stacca dalla montagna e che scendendo a valle diventa sempre più grande. Questo è il tempo della vita. C'è un nucleo centrale, la nostra chiaramente infanzia, e poi c'è un accumulo. Noi siamo stratificazioni, noi siamo quello che abbiamo vissuto, ragazzi e ragazzi, compresi i dolori, le cicatrici che ci sono sul nostro corpo, che ci sono nella nostra interiorità, nella nostra coscienza, nell'anima, comprese le bellezze, i fiori, le rose. Però poi la vita, c'è tutto, non puoi dire la mia vita sono i fiori, no? Andiamo anche a esempi banali, sono i fiori con le spine, le cicatrici, sono le bellezze, le bruttezze. La vita è dunque durata, o in chiusura. Quali sono le caratteristiche del tempo della vita? Sono innanzitutto la durata. Il tempo della vita è il tempo che dura. E la durata vuol dire che c'è quello che non è più, c'è quello che permane, c'è quello che non è ancora. Noi vivendo abbiamo un rapporto con ciò che non è più, i nonni, la guerra che è passata, con quello che c'è ancora, che c'è adesso, ok? Voi che vi preparate per l'esame di Stato, e quello che non c'è ancora, le vostre aspettative. Dove mi iscrivo? In quale facoltà? In quale città vado? E la vita è sempre il non più, quello che c'è ora e quello che non c'è ancora. Dunque il tempo interiore è il tempo della durata. Poi il tempo interiore è anche il tempo della vita, nel senso è il tempo delle cose significanti. Il tempo della vita è il tempo della significanza, del significato. Le cose hanno un significato. Non hanno un tempo. Quella vacanza non è stata bella perché dura 3 settimane, ma perché l'avete passata con la persona più importante della vita ed è durata 3 giorni. Ma quei 3 giorni sono stati i 3 giorni più belli della vostra vita, che vanno ad annullare i 3, 4, 10, 20 anni precedenti, perché il tempo sono significati. E allora da lì tutto quello che potete fare. Perché 100 baci sono annullati da un bacio? 100 orgasmi da un orgasmo, 100 gite da una gita, una partita di calcio ne può annullare 150.000 precedenti. È chiaro, perché il significato è il significato. Perché il sesto è, veniamo a parlare a noi così, perché il sesto scudetto ha un significato diverso da uno scudetto. Come mai festeggiavano ieri i napoletani il 30° anniversario di uno scudetto? Perché quel significato permane per loro, perché è importante. Chi ne vince tanto? Uguale per l'otto. Chi ha sempre otto, prendere l'ennesimo otto non ha significato come chi non prende mai ne ha uno. Dunque, quel tempo, quell'anno, quella relazione fatta, vissuta, possono valere nel tempo più di altri. Va bene? Ultimo e chiudo. Dunque, contano l'affetto, le emozioni che sono collegate al tempo. Ricordatevi, il tempo interiore è anche flusso continuativo e non somma di istanti. La matematica è una somma, la vita della matematica è una somma, la vita degli uomini non è una somma. E per di più, qui citiamo Nietzsche, non puoi neanche fare la sottrazione, perché le cose che hai fatto, che hai vissuto, te le tieni tutte, compresi gli errori. Sarebbe bello poter sottrarre. No, no, tolgo un istante e lo cambio con un altro. Tutti gli istanti fanno parte di un unico flusso. Noi siamo dunque nel tempo. E da qui io ripartirò per fare poi
la lezione su Heidegger, perché noi uomini siamo nel tempo e il tempo è un continuo dentro cui noi poi vivremo, progetteremo, proveremo emozioni, avremo esistenze o autentiche o inautentiche.